ถือว่าเป็นมวยเงินแสนเป็นยอดมวยของนะครับเพราะว่าเอาแล้วก็นมสดมีที่คนสุดท้ายครับตามสมบูรณ์อีกคนSalve di Cap. Come bloccare un low kick nel migliore dei modi? Ciao a tutti, io sono Mattias, lui è Am e siamo qui al 7 Muay Thai Gym di Rayon. Allora, iniziamo subito. Quando troviamo davanti un avversario a cui piace tirare molti low kick, spesso capita di bloccare in modo sbagliato. Come? Quando arriva il low kick, alziamo semplicemente la gamba dritta, ok? Quindi riceviamo il calcio sulla parte laterale del polpaccio della tibia o sul muscolo laterale, ok? Sul quadricipite. Queste due parti solitamente non sono molto allenate o molto dure come può essere la tibia, quindi bloccare in questo modo non è ideale. Si sembra di aver bloccato, ma in realtà abbiamo ricevuto il colpo. Spesso anche più male, fa anche più male qua rispetto che a prendere un low kick sulla parte davanti della gamba. Quindi, come bloccare in modo ideale? Un low kick, alziamo la gamba a 45 gradi rispetto al corpo. Cerchiamo di incrociare la sua tibia con la nostra tibia in modo perfetto, in modo perpendicolare. In questo modo lui sentirà molto di più l'impatto sulla sua tibia e la prossima volta che penserà di tirare un low kick ci penserà sicuramente due volte, ok? Noi sentiremo anche un po' male la tibia ovviamente, c'è l'adrenalina durante il match, ma sicuramente vi assicuro che lui sente più male di noi. Ok, in questo modo. Un altro blocco da evitare assolutamente è il blocco a 90 gradi, quindi spostando troppo la gamba, prendiamo il colpo sulla gamba dietro, ok? Nella parte interna, una parte che anche questa qua non è molto allenata, abbastanza morbida. Quindi, blocchi sbagliati sono questi, ok? Ancora un altro, questo, ok? Il blocco ideale è questo qua, 45 gradi, ok? Lui sente la nostra tibia e il prossimo low kick ci pensa due volte. Grazie a tutti, ciao di capo.